10 almeno. Voto minimo 9. Signor Louis, sono davvero sconvolta. Ha fatto degli iscritti pessimi. Un orale assurdo. Il suo voto, ahimè, è 60. Sara, come faremo? Andiamo a vederci più ogni giorno a scuola, dopo 3 anni. Come faremo con Vincenzo, Marco, Elia, senza di loro, tutti insieme? Ci vedremo ogni giorno, anche se andremo in scuole superiori diverse. Ogni giorno, sì, faremo sempre i compiti insieme. Ogni pomeriggio, tranquilla, la distanza non ci potrà separare. Raga, finisce la scuola, ciao a tutti, chi si è visto si è visto, non vi voglio vedere più, finalmente 5 anni, libertà. E oggi inizio il ripasso, woo! Allora, la so, la so, la so, la so, la so, ok. Non so niente, 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 non so niente. No, guarda Maria, non dobbiamo assolutamente copiare. Ma che vergogna, ma ti immagini se poi ci scoprissero? Ma non se ne parla proprio, dopo 3 anni di studio io farò soltanto affidamento alla mia cultura. Ragazzi, vi voglio carichi, tattici, pronti a copiare tutti? Sulle addenti, mi raccomando Mario, occhi sempre qui. Tu Federica, a Claudio, sempre là. Passaggio lì dal compito diretto e poi devi arrivare qui. Mi raccomando, io qui ci ho segnato italiano. Ci siamo Maria? Tu sei lì pronta a passare avanti. Palla dietro, mi raccomando ragazzi, tutti sull'attenti, vi voglio qua. Occhi qua, passate per il compito per favore, perché non so niente, vi prego ragazzi, vi prego. Mandate. Mi stai chiedendo se possiamo andare al mare? Io quest'anno gli esami di terza media, sai com'è? Però ora che ci penso ho già finito di ripassare. Quindi certo che possiamo andare. Metto il costume e ci vediamo, ciao ciao. Pronto? E là, ciao Andrea, dimmi. Tu cosa? Andare a mare. Ma tu lo sai che io ho gli esami? E lo sai che ancora mi manca da studiare tutto il programma? Che sono qua ancora al canto sesto. E devo fare il canto male di tutti i canti. Devo fare... Sì, la calcolatrice gigante chi la studia? Ah, la studi tu o la studio io? Mare ma cosa? Mare chi? Ma mare come? Cretino! Ciao. Ok, passa, ti aspetto. 5 minuti e sono pronto. Ciao. Ciao a tutti, lui. Ale Sofì. E benvenuti nel nostro speciale esami. Abbiamo voluto realizzare questo video perché siamo nel periodo di esami e molti di voi nei commenti ci scrivono sempre: come sono stati i vostri esami di terza media? Sono stati difficili, semplici? Ed ecco qua che con questo video abbiamo voluto darvi una risposta. Ovviamente abbiamo raccontato il tutto esagerando quello che si prova. Gli esami non sono proprio così drammatici come li abbiamo descritti. Anche se in realtà Sofì ancora non li ha fatti gli esami di maturità, quindi non lo può sapere se non sono così. Maturità, però ho fatto quelli di terza media, quindi vi posso rassicurare. E se pensate come me all'epoca, quello che pensavo io, ovvero che gli esami fossero difficilissimi, che tutti mi avrebbero preso scaramentata contro il muro, non è così. Sono abbastanza semplici, quindi tranquilli. Non vi dico che sono una passeggiata, perché ovviamente dovete studiare, però non sono difficilissimi. Io invece vi posso rassicurare riguardo gli esami di maturità: non sono quest'incubo incredibile che immaginate. Quindi dovete studiare, vi dovete impegnare, ma tranquilli, prendeteli molto... Non vi fate prendere dall'ansia, dal panico. State calmi, studiate e vedrete che otterrete tutti i vostri risultati. Tu stai studiando, giusto Sofì? Io sto studiando, però ho paura. Luigi, aiutatemi. Aiutatemi voi, vi prego. Proprio perché in questo periodo Sofì è sotto esami, sta studiando tantissimo e quindi non riusciamo a caricare i video il mercoledì. Quindi per tutti coloro che ci chiedevano come mai non esce il video di mercoledì, adesso sapete la risposta. Comunque i video di domenica non sono mai mancati e mai mancheranno. Dai, esami. Il video di domenica esce lo stesso, ok? Balli brutti. Il video di oggi vi sia piaciuto? Scriveteci qui sotto nei commenti se anche voi quest'anno siete ad esami, come vi sembrano o li avete già fatti. Vi mandiamo un bacione, un abbraccio e al prossimo video. Ciao, ciao.